Radio illegale per chi vuole essere anticonformista. Devo lavorare e esercitarmi su anticonformista. Lo sport riprende alla grande e soprattutto riprende alla grande la squadra del nostro cuore, che è la Sgarbatese, con nuove tattiche relative alle nuove indicazioni sanitarie. Ci racconta tutto il nostro Mister Pango. La Sgarbatese nel nostro cuore. A tutti gli altri. Mister Pango, la vedo brillante oggi. Giorni importanti perché c'è questo rientro alla vita, insomma, quindi allenamenti, sì. Tattiche, come andiamo? Meglio dietro al campo che si fanno le tattiche qua. Tattica in orizzontale lo tiene lei, come fa? Sì, tengo in verticale perché la tattica è comincia e corri fino in fondo più che puoi. E lo metti in cima, fai giù fino in fondo. A valanga. E poi tornare indietro è un po' più dura, ci vogliono i picconi, no? Il free climbing, va bene. Free climbing, infatti i miei giocatori non tornano mai in difesa, no? A tutti l'attacco per far gol. Andiamo e poi in difesa non c'è mai nessuno. Perché in realtà non hanno una mazza di voglia di farsi il campo. Esatto, perché poi tornare indietro non c'hanno mai voglia. Non c'hanno mai voglia. Andare in avanti a fare gol tutti. Tutti. Gol. Poi... Comoda la vita, la Sgarbatese. Mister Pango, ci sono insomma grandi novità anche nel mondo del calcio, perché insomma anche il gioco non sarà più lo stesso, ci sono degli accorgimenti sanitari da tenere presente. Cosa fa lei in merito? Allora per esempio c'è il problema che quando si festeggiano i gol non ci si può avvicinare uno con l'altro, bisogna stare sempre a una distanza di un metro e mezzo, due, no? È un problema. È un problema per gli altri però, a noi non interessa. Come mai? L'ultimo gol che abbiamo fatto era il 1999, era vicino a Natale, stavamo perdendo 4-0, mancavano pochi minuti alla fine, ecco c'è stato il rinvio del portiere con il portiere avversario che ormai sta uscendo dal campo. Era già col piatto di pasta in mano. Abbiamo fatto gol in quell'occasione, è stato un grande momento, i festeggiamenti, immagino. Tra l'altro, insomma, come faceva all'epoca. Quindi per voi non è un problema perché lei presupporrà che di gol. Guardi. Difficile, molto difficile. Quindi io comunque ai giocatori gli ho detto, nel caso facciate gol, se proprio dovete farlo, fate quello che volete. Intanto... Anche perché è un'emozione del genere, un'emozione voglio dire. Capita una volta ogni 20 vale anni. Vale la pena. Vogliamo anche stare distanti. E anche questo fatto che intanto adesso le partite si fanno a porte chiuse, no? Ah, è vero, il supporto del pubblico. Non averlo è dura. Non c'è il supporto del pubblico. Ma è un problema che riguarda gli altri, non il pubblico, ma chi ci viene a vedere? Quindi per voi è uguale, al solito. I primi anni venivano, i parenti, gli amici venivano. Poi si mettere i coglioni anche loro, diciamo. Scusi la parola. Ma ci sta. Anche perché effettivamente perdere sempre è un po' demoralizzante, forse. Sì, diciamo che alla lunga anche loro hanno perso motivazione, così niente. Ma questo, grazie a questo noi possiamo andare a giocare senza particolari problemi, insomma. Vedi che alla fine è tornato un vantaggio per voi, perché siete abituati. Adesso abbiamo solo qualche problema, che per esempio c'è il nostro capitano, Alberto Spaccalo, il nostro capitano. Che lui sa... Lui è un avvocato. Ah, è un avvocato, e allora lui arriva già cambiato, va già vestito con la maglietta, così quando va in ufficio, con le scarpette, con i chiodini sotto, e arriva poi già così, no? Allora magari c'ha dei problemi in ufficio, ma
L'importante è che arrivi già cambiato, insomma. Cioè, lui va in ufficio già vestito da calcio, per ottimizzare. Si possono usare i spogliatoi, non si possono usare le docce, quindi lui esce al mattino. Quindi lui va in tribunale, Cassazione, quant'altro. Però ha detto che si mette la cravatta sopra. Io, sai, ho fatto corsi di sì, online, per corrispondere. Corsi online per fare l'allenatore di calcio, non sapevo esistessero. Online per corrispondenza l'ho fatti. In particolare, quindi anche sì. Qui col lockdown lei ha posto, perché i corsi li ha sempre fatti così. Sì, cioè, io sempre per voi non c'è stato problema, sì. Guardi, sono contenta di... Hanno dato l'attestato di partecipazione. Partecipazione, anche un diploma. Vabbè, Mr. Fango è come al solito... Sgarbatese, i nostri cuori, e vaffanculo a tutti, tutti gli altri.